Se io avessi avuto una voce di questa, Bryan Adams, Rod Stewart e Sting. Madonna, Hold for Low, gli anni 80 in una sola canzone. Buona giornata, buon lavoro, buona ciao. Giornata, gli anni 80 in una sola canzone. Ma è bellissimo questo pezzo, ciao, è buon meraviglioso bello. E di cos'è oggi? Oggi è venerdì. Oggi ultima puntata! Ultima puntata della settimana! Ragazzi, è ufficiale! Andiamo in sigla e poi glielo diciamo. È ufficiale, andiamo in sigla! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. State bene? Abbiamo il nostro amico che stamattina è venuto a ritrovarci. Buongiorno. Come fa di nome lei? No, non si può dire. Se là, se lo sappia che sia là, guardi che lo vedono in diretta, quindi silenzio non... Sì, la vedono adesso. Se lei vuole il silenzio, sì, deve sedersi là. Altrimenti... Se là lo vedono tutti, vedono. Infatti io le dicevo... Sì, attenzione. Siamo in diretta sulla nostra pagina Caffè Letterario, quindi... E quello che è in diretta se non si sfugge. Conviene che... Conviene, è certo, conviene la vede anche tutto il mondo volendo se... Quindi magari se lei è in anonimato conviene che si siede là. Sì, e siamo su Facebook, se c'è qualcuno da Milano e che ci segue. E quindi non ci ha visto. Se ci sono gli amici suoi da New York lo vedranno. Allora, intanto salutiamo Loredana Lori Brillante che ci guarda in questo momento. Ciao Loredana, Angelo Mongado, buongiorno a tutti. E poi Giusy Corradino, Carmela Mendola e in questo momento sono in sei collegati. Dunque, che bello. Di solito siamo, non c'è questo divanetto che c'è subito alla sinistra di Domenico. Mi piace di più. Mi piace di più, ma penso che faremo modificheremo qualcosa per la prima puntata, ormai è ufficiale. Esatto. La facciamo mercoledì 26 di aprile, iniziamo con RCL. RCL, questa nuova... Tu i jingle non li hai preparati, li ho fatto preparare io. Hai fatto preparare perché tu sei... il jingle, sì, perché sentiamo. Tu... Buongiorno. Buongiorno. Perché tu sei pigro, è da un mese che te lo continuo ma a dire. Ma quali jingle? Se ti ho detto io, andiamo... Vabbè, scaldamento la Bondi, Roletana Brillante, ce l'abbiamo, sei pigro? Sei un monello tu. Sai come sei tu, sei praticamente... Pigro, con chi cantava pigro? Un certo... Ivan Graziani cantava così. Ivan Graziani cantava così. Allora Ivan Graziani, Ivan Graziani. Sì. Senti, sentiamo questa. Buongiorno a te Giusy. Ci sarà anche Giusy. Buongiorno. Buongiorno. Ma cos'è questa cosa? Senti, il messaggio che ti hanno lasciato. Tu sai citare i classici a memoria. Buonanima, non distingue. Ivan Graziani ci guarda dal cielo. E allora, ufficiale la puntata, la iniziamo la prossima settimana. RCL. Sei Monello, Ricky, vedi, lo dice pure no, Giussi. Domenico è Monello, io sono pigro. Lo dice pure Giussi. E poi iniziamo con le notizie. Stamattina io inizierei per... Una notizia bella, la notizia che tu dici. Ah, guarda, se non vuoi prendere da un sito siciliano. Se vuoi io me la posso inventare. Inventala. Vediamo qua che c'è. Ah, iniziamo col Corriere Argentino. Stamattina la grafica al Corriere Argentino mi piace. Ok. Quindi riusciamo. Le ambulanze, e a proposito di ambulanze, buongiorno.
Chissà se c'è l'infermiere sopra. 118 a Canicattì, Fontana rassicura, il problema non esiste. Tempistica Fontana. Eccezionale. Buongiorno Gisella Carlino. Buongiorno, buongiorno. L'ambulanza medicalizzata a Canicattì non si tocca. Chiarirlo il vicepresidente della commissione della commissione sanità all'ARS, Vincenzo Fontana, il quale stamattina ha incontrato l'assessore regionale alla salute Baldo Cucciardi per affrontare il problema. Ed ancora abbiamo scordato stamattina ringraziare il nostro amico Liborio. Ringraziamo come sempre il nostro amico Liborio in salacoli.com, in viale Regina Margherita numero 192, accanto ad Habitus, e fa riparazioni, centro Fastweb, discali e si porta. La domenica le offerte. Le offerte Samsung J3 2016 a 129 euro, Samsung A3 2017 a 299, Samsung J5 2016, buongiorno, a 180 euro, Huawei P8 Lite 2017 a 229 euro. Allora, dobbiamo capire qual è questo cellulare, perché Huawei io non l'ho mai sentito, spero che sia Huawei, però adesso lo cerchiamo. Giussi, gliela diamo un'anteprima della sigla? Vuoi che gliela diamo un'anteprima della sigla? Possiamo dare un'anteprima della con Giussi? Ci ha detto, vuole cantare un pezzo prima che lei va via? Se perché va via? Volevo dare saluto al mio... Prego, prego, venga, prego. Si metta più a fare. Basta parlare, venga qua, prego. Al mio cugino, prego, prego. A New York. Sì, prego, se lo vede in questo momento. Io mi toglio il cappello. No, come vuole. Perché? Può anche lasciarlo. È suo cugino maschio? È maschio? No, e allora il cappello no, perché se era una donna allora il cappello ci stava. Un grande uomo. Allora, chi è questo suo cugino? Chi è questo suo cugino? Salutiamo, quindi. Vuoi salutare? Prego. E allora, anche ciao, più vicino. Ricky Mangiaracina ti saluta Pino Biondo, ok? I want to stand. Ciao ciao bello, ti voglio bene a te e famiglia. Scusami tanto, ma io per il 3 settembre non posso essere a New York per il matrimonio di tua figlia, perché la mia signora non vuole attraversare questo mare. Pino Biondo, Malazza... Ti voglio bene, ciao ciao amore. Pino Biondo, ma Lazzaroro cosa le veniva? Lazzaroro Biondo, cosa le veniva? Parente? No, io discendo di una famiglia palermitana. Ah. Ascolta, qui c'è un altro biondo, c'è un... Quello che è, non è quel biondo là? Mauro Biondo, lo conosci il dentista? Sì, Maurizio. Sì, Maurizio, siete parenti? Io ero grande amico del padre e sai come? Sì, buongiorno, ciao. Io vado un giorno di questo al municipio, sì. Vado a ritirare un certificato di nascita, tutto a un tratto c'era il mio parente Accardi. Sì. Mi dice, Pino Biondo, che vuoi? Così così, un certificato. Sì. Allora Biondo, come quello ha sentito, dice, ma lei è biondo, si chiama, sì, biondo, io pure biondo, allora diamoci la mano. Siamo biondi. Il papà, un grande amico. Ma Maurizio viene, di solito qua Maurizio. Molto viene. Spesso, sa spesso viene, sì, sì. Sa cosa ha fatto Maurizio? Mi ha detto, Pino Biondo, andiamo. Architetto. Oh, buongiorno, architetto. Buongiorno. Dove hai stato? Da quanto tempo? Ciao Enzo. A chi? Sì. Maurizio, e mi ha portato il caffè. Ah, è stato lui all'artefice. Ma tu non è un grande amico mio di 50 anni fa, li vuoi mucio via, hai capito? Bene, signor Pino Biondo. Allora che ci cantiamo? Tre parole. La ringraziamo, cosa vuole cantare? Se vuole cantare un pezzo prima di che andare. Che vuole cantare? Quando viene appuntamento. Come si intitola? Mi dica. Quando viene appuntamento. Quando viene appuntamento. Di chi è questo brano? Guarda il fronte. Di chi è questo brano? Caglia parla e te risponde. Non mi ascolta. Vada, faccia a cappello, lo faccia così, faccia cappello, vada così. Vada così. Vada, via, via. Quando viene appuntamento. Guarda mare, guarda il fronte, cade parla e te risponde, voglio bene solo a te, io te tengo d'indagore, sto così innamorato, cade si scurita di nate, cade si scurita di me. No, non era finita la canzone, scusate. Hai non dato a soffrire, sto coramante. Non mericette sì, nasire maggio. Ora ve ne lo metto. E mo tieno coraggio.
e me la fate. Ciao ciao Pino Biondo. Ma salutiamo, buongiorno, buona giornata Pino Biondo. Va. Ci vediamo, venga quando vuole, venga quando vuole. Buona giornata a lei. Allora io devo... alla prossima, stia tranquillo. Allora vediamo un piccolo, vediamo un'anteprima. Che anteprima? Che anteprima? Guarda che anteprima, guarda. Are you ready? Ti piace? Cos'è? Ma è Giusy questa? Sì. RCL, are you ready? Sei pronto? Siete pronti ragazzi? Vai con un pezzo, pigro! Vai con un pezzo, pigro! No, io pigro non me la ricordo come fa. Pigro! Orazio Turco, spegni il microfono! Ciao Orazio! Giusy Corradino, voglio morire. Angelo Mugga, simpatico, dai, signore, da molto simpatico. Away, si dice? Away cosa? Away P8 Light, ce l'ho già da un paio di anni ed è una buona marca. Wow, ma è un paio di volte e non si è rotto, ok? Quindi wow, è un buon telefono. Buon telefono, acquistatelo alla modica cifra di... Wow. 229 euro. Yeah. Stai facendo un pezzo. Stavo facendo un pezzo, mi hai bloccato. Ti sei pentito. Bellissimo, attingiamo dal Corriere Agrigentino, notizia del 20 di aprile, quindi notizia fresca. Teatro dell'antica Acragas parte a maggio la nuova campagna di scavi. Campobello di Licata, ufficializzata la candidatura a sindaco dell'uscente Picone, ed ancora il depotenziamento del barone Lombardo, l'ex sindaco di Canicattì scrive ai parlamentari regionali. Chiamiamo l'ex sindaco, vediamo se l'ex sindaco mi risponde, perché Vincenzo Corbo non mi rispondeva quando era sindaco, se adesso che non è più sindaco mi risponde. Allora, ci siamo visti l'altro giorno. Con Vincenzo Corbo? Sì, ci siamo visti un po' di tempo fa, eravamo in un'occasione... Guarda che ti dice, sì, vai. Eravamo in un'occasione, c'era un matrimonio e ci siamo visti così, era molto gentile, ma è sempre stato molto gentile, molto... cordiale, buongiorno, buon lavoro, ciao ragazzi. Buongiorno ragazzi. Li chiamo io al massimo, vediamo se. Che tu sei Sciarriere qui. No, è Vincenzo, quando lui era sindaco, io lo chiamavo. Ciao, buon lavoro. Racconto sempre sta storia. Se mi risponde, non la racconto. No, se non mi risponde, la racconto. Perché secondo me è il numero. Allora, praticamente, sì, conosce il numero. Ma non mi rispondeva mai Vincenzo. Allora, ogni tanto, quando praticamente io lo chiamavo, lui mi mandava subito il messaggio: ti richiamo. Sì. Tu potevi aspettare. Una volta l'ho chiamato quando ancora mio figlio non era nato. Allora, ha mandato sto messaggio, io lo chiamavo, lui mi dice ti richiamo. Già immagino come va a finire. Mio figlio ha 12 anni e ancora Vincenzo Corbo non mi ha chiamato. Quindi Vincenzo, mi rispondi? Vincenzo! Ti guarda se risponde a questo dai numero. Canicattì furto all'ufficio anagrafe e rubati circa 4 milioni di euro? Non penso che tengano 4.000 euro. 4 milioni? Ah, 4.000. 4 milioni? 4 milioni di euro l'ufficio anagrafe. Perché l'ufficio anagrafe sono soldi. Sono un ignorante io. Non lo so, non ti so dire. Ragazzi, ma i primi tre che hanno chiamato l'offerta gliela facciamo vincere. L'offerta da Liborio. Allora, Loredana Brillante, Angelo Moncalo ci chiama sempre. Entro oggi Giusy, Carmela Mendola, sono i primi tre, sono i soliti amici nostri, i primi tre. Vincenzo non ci risponde, quindi no, non è intenzione. È così, non è che non mi rispondeva perché era sindaco, non mi risponde proprio manco perché quando così non lo è. Manco quando non lo è proprio. Vabbè, almeno però Ettore Di Ventura ci richiama, cose giuste. Sì, Ettore ci richiama, devo cose dire giuste. Ettore ci richiama. Ieri Ettore mi ha detto che era impegnato. Vediamo se oggi ci può rispondere Ettore. Vediamo se ci dà qualche notizia Ettore. Vediamo se Ettore ci può rispondere.
confondere. Buongiorno. Allora, Ettore Di Ventura, guarda se ti può rispondere. Allora, diamo un'occhiata, salutiamo sempre il nostro amico Cesare Sciabarà. Ciao Cesare! Ciao! Ricordiamo che questa settimana andremo a realizzare un'altra puntata, ne vogliamo parlare, non so dove mi porterà Cesare Sciabarrà, lo facciamo sempre a sorpresa, mi mette sulla macchina e mi porta in un punto, l'ultima volta vi assicuro, oh, mi ha portato in una location eccezionale, la vasca, devo dire, è stata una grande figata proprio dentro la vasca. Vediamo dove mi porterà questa volta. Allora, Ettore, non dobbiamo parlare con i sindaci. Oggi non parliamo con i sindaci, chiamiamo il vice sindaco. Oh, sì, chiama il vice sindaco. No, non so. Non ci risponde lo sai. Ce n'è uno che risponde sempre. Chi è che risponde sempre? Chi? Tanorizzo a me rispondeva sempre. No, no, adesso, sindaco in carica. Ah, Gianfilippo, ciao Gianfilippo. Alberto, vediamo se Alberto, il presidente del consiglio ci risponde. Allora, vediamo sempre Canicattì Web cosa ci dice. Canicattì, quella diretta non sa da fare e sono anche d'accordo. Buongiorno. Buongiorno, chi vuole approfondire la notizia se la vada a guardare oppure vediamo qualche cenno in più. Allora, voglio personalmente ringraziare coloro i quali, a prescindere dalla loro posizione politica, hanno concesso ad oggi a me e a tante altre persone vicine e lontane di poter assistere alle dirette del Consiglio Comunale attraverso i loro supporti digitali. Voglio anche ringraziare coloro che hanno pensato bene di oscurare tale possibilità da parte di soggetti terzi, appannaggio delle istituzioni preposte, perché a dire il vero il tempo impiegato ad assistere a tale diretta credo si possa spendere in maniera più proficua. Ed ancora andiamo avanti. Non vogliono che si facciano le dirette su Facebook. Allora, a quanto pare, buongiorno, se non ricordo, vediamo se ci risponde Manila. Non ci risponde nessuno, santi. Vediamo se ci risponde Manila. Manila Martinico. Ma Manila ricopre una carica? No, Manila fa parte del Movimento 5 Stelle, se no proviamo a chiamare Sandro Marchese. A proposito del Movimento 5 Stelle, c'è di dirette, sì? Di Battista le fa sempre e gliele fanno fare anche in... Sì, ma è loro l'iniziativa di fare dirette del Movimento 5 Stelle, sì. Se non risponde Manila proviamo a chiamare Sandro. Sbagliato, Sandro, ma oggi è una giornata sbagliata, non ci... No, dico l'idea di fare dirette, non è per niente sbagliata. Ma guarda, devo dirvi ragazzi, io più che dirette farei, diciamo, dei collegamenti, dei punti salienti, perché fare una diretta di un consiglio comunale non vi dico che quanto dura, diciamo, dura due ore. Buongiorno. Quindi non è che, insomma, beh, dei momenti più dirette, salienti, come cominciano le litigate, queste dirette sono Sandro stamattina non ci risponde, non è che non ci rispondiamo solo stamattina. Allora, se non ci risponde neanche il prossimo, facciamo l'ultimo tentativo, guarda se ti risponde Sandro, se no non chiamiamo più nessuno. Scusa, che gli devo dire? Niente, ci vuoi parlare, Sandro? Hai qualcosa da dire? Ci siamo in diretta. Allora, io intanto hai qualcosa da dire? Dilla subito o tacci per sempre. Dunque, Sicilia, meteo, picco di freddo dal nord Europa, ma il 25 aprile con il sole, quindi rassicuratevi, se volete fare le scampagnate potete andare in campagna tranquillamente, perché il 25 di aprile è con il sole, quindi non ci risponde neppure Sandro. Stamattina abbiamo una mala carrera proprio. Sandro? Ci sei? Ciao, sono l'amico, quello che sta seduto accanto. Sì, sempre lui, sempre ti lui. Ti posso mettere in diretta? Sei in una zona favorevole, andate via? Caffè è andato bene, tutto a posto? Buona giornata, ciao. È impegnato Sandro? Sì. Dunque, Canicattì, l'avevamo detto, il furto all'ufficio anagrafe, e poi ancora Campobello di Licata, al via La Sagra, Burnato Empanato. Scusami Domenico, abbiamo Sandro in diretta, ci siamo conosciuti adesso. Sandro, buongiorno, come stai? Buongiorno. Ciao. Scusami se ti disturbo. Bene, grazie. Puoi parlare, sei in un posto favorevole, perché l'ultima volta c'erano problemi di campo magnetico. Sì, adesso sento bene. Anche noi ti sentiamo bene. Io ho letto sta notizia di sta diretta che sta da fare, non sa da fare. Ma dico, sbaglio o l'idea di fare le dirette al Consiglio Comunale era partito dal Movimento 5 Stelle? Ma noi ci eravamo proposti diversi anni fa e abbiamo portato questo servizio con grande serietà, obiettività, anche perché lo streaming per definizione quello è la trasparenza, non è una differita.
per cui per diversi anni abbiamo portato questa cosa con grande professionalità, io penso. Sì, e sì. Ieri invece, a quanto pare, il nostro consiglio ha pensato bene di avvocare a sé la competenza di fare questo streaming. E insomma, non ci siamo rimasti bene, non perché volessimo continuare a farlo noi, ma perlomeno che non ci fosse l'esclusività da parte del comune, perché io penso che l'obiettivo finale era quello di condividere con i cittadini, di fare in modo che i cittadini potessero vedere che cosa succedeva all'interno del consiglio comunale. Ma praticamente vi hanno vietato di fare la diretta, non l'ho capito, come l'hanno motivato? No, in pratica hanno fatto un regolamento, in questo regolamento loro tolgono le autorizzazioni esistenti, sì, e adattano al comune stesso di poter fare questa diretta streaming. Noi ci auguriamo che il comune possa fare questa diretta streaming, però voglio dire, per qualsiasi problematica, cioè sarebbe stato meglio che questa diretta venisse portata avanti da più associazioni, da più parti, più ce n'è meglio è. Io vi cito solo questo esempio, ad esempio Radio Radicale è da 30 anni, da 40 anni che trasmette le sedute del Parlamento e ha avuto solamente del plauso da parte di tutte le forze politiche. Noi non volevamo farci propaganda attraverso lo streaming, volevamo semplicemente offrire un servizio al cittadino e più ce n'è meglio è, cioè se la stessa cosa viene trasmessa da 34, da 5, certo, da Rai, è sempre meglio, non è una cosa che dovrebbe essere oggetto di esclusiva e questo è stato il grande limite. Ma anche perché, voglio dire, quando si fanno le dirette solitamente si fanno su delle pagine, quindi possibilmente la diretta che proponete voi va, diciamo, veicolata su una pagina, quella che fa il comune va veicolata su un'altra pagina, quindi magari la diretta che fate voi non è vista dalla diretta che fa il comune e viceversa, a meno che non vanno a fare un accordo con delle testate giornalistiche o con delle emittenti locali, come era una volta, perché una volta mi pare che c'era sì, un accordo sì, a pagamento noi offrivamo questo servizio a costo zero e loro dicono che vogliono farlo pure loro a costo zero. Io ho i miei dubbi, però ho i miei dubbi che possano realizzarlo a costo zero, perché comunque ci deve essere un impiegato che si mette là, che prende lo straordinario, non capisco da raccontarci delle pregnacce. Io la cosa che resto veramente basito è che questo è il consiglio comunale, anziché occuparsi dei problemi veri, mette le mani su un servizio che funzionava, andava avanti, e comunque se il comune avesse voluto farlo, anzi lo vuole fare, ben venga pure il comune, ben vengano anche altre persone che vogliono fare questo servizio qua, più ce n'è meglio è, ripeto. Certo. E quindi il comune ha pensato bene di fare questo gesto illiberale, per me certo, è una porcata incredibile. Spero che si assumano la responsabilità di questo gesto che hanno fatto a danno dei cittadini. Con tanti problemi andiamo a toccare questo servizio qua. Va bene. Sandro, vuoi dare una battuta veloce su questa situazione delle ambulanze del 118? Non ho capito. Dico, vuoi dare una battuta veloce su questa situazione del 118, il fatto che hanno depotenziato? Il 118, ma purtroppo la sanità ce la sono mangiata, cioè la sanità dovrebbe essere un investimento e invece diventa un costo. Capisci? E noi cittadini in un prossimo futuro, quando ci sarà, no, non prossimo, in un imminentissimo futuro, quando ci sarà bisogno di trasportare un malato in ospedale, non avremo più un'ambulanza normale, avremo una specie di furgone dove saranno trasportati i feriti. Cioè, ritorniamo di facendo di guerra. Certo, è una cosa vergognosa, ed è vergognoso che alcuni politici all'indomani della nuova rete ospedaliera quasi si vantavano che avevano partecipato. Andiamo sempre indietro, nel giro di pochi anni chiuderanno 90 reparti in tutta la Sicilia, si va verso il privato, l'ospedale che era un esempio luminoso in tutto il mondo di una sanità diffusa, adesso specialmente in Sicilia sta
diventato proprio una macelleria sociale. Già ce ne accorgiamo all'ospedale di Cangaggi quando i problemi. Perché questo? Perché la politica è entrata nella sanità. I direttori sanitari non vengono più scelti in base ai curricula, vengono scelti in base alle loro appartenenze politiche. Ed è quello che vogliamo togliere noi di mezzo. Devono entrare persone preparate, perché questi direttori sanitari che cosa fanno? Non è che vanno incontro alle esigenze del cittadino, creano il reparto per sistemare le loro clientele, i loro primari. Questo fanno, non si guarda più il cittadino, si guarda le esigenze dei singoli. Va bene, e Sandro. Ma non solo nella sanità, ovunque è così. Che la politica non va via dalla sanità, dai trasporti, da tutte queste cose qua, noi non abbiamo più lusso. Va bene, Sandro, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, Sandro. Ciao, buona Sandra, giornata. Grazie. Ciao. Intanto sono arrivati i ragazzi della scuola media, buongiorno, facciamo una foto, poi salutiamo. Allora, i ragazzi, buongiorno, come state? Questo è il vostro microfonino, parlate vicino. Lui lo conosco, Gabriele, e tu di nome? Giovanni. Giovanni e Gabriele, allora. Giovanni e Gabriele. Giovanni e Gabriele, Rosa Busanti è la nostra amica che si è, diciamo, prestata al servizio di trasporto. Facciamo così, al transport. Vuoi un po' di caffè, Rosa? Non vuoi? Vuoi un cioccolatino? Volete un cioccolatino? Volete? Anzi, volete un cioccolatino? Sicuro? Sicuro? Vedete che mangia Riccardo, e due ne abbiamo. Ne mangio, non fate complimenti. Allora, Riccardo, tu ci metti lo zucchero là. E me lo bevo. Ma non dovevi fare un pezzo tu? Io devo fare un pezzo. Allora, mettilo qua, che ci metto lo zucchero io. Tu fai un pezzo e poi salutiamo i ragazzi. Allora, vai. Stamattina mi sono svegliato con questo pezzo in testa, che non ho mai fatto in vita mia e che ho trovato gli accordi mentre parlavo. Di Domenico Cozza. Voglio dire, va, ci stiamo capendo. Allora, nove e mezzo, un pezzo dei Kiko. 9 and a half. Vado? Well, I'm riding down the road trying to lose my load. I've got 7 wounds on my mind. For the ones want me, for the ones don't me. What's it when she's a friend of mine? Take it easy, take it easy. I've got a son to mine, it's what we all try to be. Try to understand. I've got a woman, sweet love, trying to be. Allora, intanto ringraziamo. Ringraziamo il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, Maria Ausilia Corsello. Ringraziamo tutto il gruppo, vicepreside, professori, eccetera, eccetera, per averci mandato questi meravigliosi giovanotti. Noi le puntate che faremo da ora in avanti avremo sempre la presenza di una rappresentanza di ragazzi, quindi questi ragazzi verranno qua ad interagire con noi. Abbiamo detto Gabriele e Giovanni. Si chiama lui. Non te lo puoi scordare. Lui come mio figlio, ok. Ma fai a scordarti? Ma neppure lui mi posso scordare, perché è stato ex compagno di scuola di mia figlia, vero? Munda, tu ti chiami di cognome, tu invece di cognome Di Natale, figlio di Francesco? Quel mascalzone di Francesco? Ma è lo zucchero? Ma lo vedi? Niente, amaro, ma fare amaro! Ma lo vedi quando sei? Oh, allora, Gabriele, grandissimo! Passami lo zucchero, per favore! Non lo passi lo zucchero, per favore! Ma non lo passi per farle travagliare? Grandissimo, grazie! Allora, intanto... Almeno, scusa, partecipa. Sì, partecipa. Allora, lo scopo della presenza di questi ragazzi, che sono quelli, insomma, che sono un po' più pronti, senza voler togliere nulla agli altri compagni, insomma, cioè, lo scopo è intanto farli interagire con noi, ma realmente è quello di mitigare un po' noi, in modo tale che usiamo dei termini un po' che meno... tanto Riccardo si lascia andare. Ascolta, perché ci sono tutte le prove che le dici anche tu, quindi non ti dare la colpa. Riccardo si lascia andare. Non è vero, non è vero. Allora, Gabriele, tu che scuola frequenti? Vicino al microfono, che quella classe che fai? Terza media. Terza media, corso? F. E Giovanni?
Anch'io terzo media corso F. Siamo quindi compagni di banco. Ma anche. Non è che Giovanni ti chiami come tuo nonno Giovanni. Sì. Non mi ha piacere anche lui. Cioè, anche lui non ha capito. Ciao, buona giornata. Allora, iniziamo subito col parlare di questa classe, ragazzi. Com'è questa classe? Come vi trovate in questa classe? Chi dei due? Uno, mettete il microfono vicino. Bene, almeno io mi trovo molto bene. Abbiamo ottimi professori, soprattutto matematica e italiano. Sì. Mi hanno pagato, sinceri. No. Vedi, Riccardo, fai il bravo. Vai. È un ragazzaccio. Ciao Lillo. Ciao. In italiano abbiamo la professoressa Di Falco. Di Falco che salutiamo. Sì. Mentre di matematica abbiamo la professoressa Parisi. Professoressa Parisi che salutiamo. Giovanni, tu dopo la scuola media già hai qualche idea su quale scuola superiore andare oppure ancora? Sì, io avrei l'idea di andare al liceo scientifico. Ah, al liceo scientifico? Perché? Com'è che è scaturita questa cosa? Ah, non solo perché già tutta la mia famiglia, mio padre, mia madre e mia sorella sono andati al liceo scientifico, ma anche perché sono abbastanza portato per la matematica e quindi anche se mi piace. Penso che potrà avere buoni risultati. È ovvio che abbiamo andare... già un... Hai visto che bravo a parlare, allora, a dare le risposte. Non è così, complimenti. Cioè, possibilmente quando noi saremo in pensione loro saranno qua a fare il cicile. Ma guarda, veramente. È ovvio che... E tu invece, scusa? Io non del mio corpo. Anche tu scientifico? Vabbè, quindi sarete compagni. Nessuno alla ragioneria vuole andare. È ovvio che praticamente andando al liceo scientifico sapete il preludio è continuare, quindi andare alle università. Andare all'università già mi sembra un po' prematuro o già avete... Ciao, buongiorno, buona giornata, buon lavoro! Buon lavoro, avete già qualche idea o ancora veramente un po' prematuro? Ma devono ancora finire la media e già parliamo di università. Buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Allora, io vi faccio ascoltare un pezzo che fa Riccardo, che è bravo, sapete, Riccardo è bravo. E poi mi piacerebbe parlare con voi, se volete, perché qua non dovete preoccuparvi, non siamo a scuola, non vi mettiamo vuoti. Sappiate una cosa, che quelli che dicono le sciocchezze siamo noi e non voi. Quindi state sereni, state tranquilli, perché poi c'è Riccardo, insomma, questo Riccardo. Che mia, lassami stare. Stamattina mi piacerebbe parlare di un argomento di attualità. Voi vivete in questa città da, diciamo, sempre, siete nati qua, quindi ci vivete, e io anziché farvi una domanda specifica, intanto che Riccardo fa questo pezzo, voi ci pensate e guardate in giro a Canicattì quello che c'è, per intanto non so se avete sentito parlare di questo problema del 118, delle ambulanze, non avete sentito parlare che vogliono togliere praticamente l'infermiere, eccetera, eccetera. Se volete dare una battuta, la diamo, altrimenti parliamo della qualsiasi altra cosa. Intanto questo pezzo, buongiorno, lo facciamo fare a Riccardo. Buongiorno, che pezzo fai Riccardo? She knows just what to do. I gotta get me too. She knows just what to do. Well, she run to the east, she run to the west. She's the girl I love the best. To the fruity, whoa Rudy. To the fruity, whoa Rudy. To the fruity, whoa Rudy. Wap ba blue la blam bam boom. I gotta get me Daisy. She almost drives me crazy. I gotta get me Daisy. She almost drives me crazy. When she run to the east, she run to the west. She's the girl I love the best. To the fruity, whoa Rudy. To the fruity, whoa Rudy. To the fruity, whoa Rudy. Wap bap lula blam bam boom. Allora ragazzi, ci avete pensato? Ci avete pensato? Sì. Ok. Qual è la tua idea? Via, vai Gabriele. Vicino sempre il microfono, se no non esci fuori. Con la cosa del 118 non la sappiamo. Non la sappiamo. Va bene. Buongiorno. Ci posso, ma tanto, non c'è problema. Ma tanto, non c'è problema. Lasciamola discutere. Io in questi giorni a casa mia è arrivata. Mettilo vicino. Bollette d'acqua? No. La differenziata. Ah, che problema. Mi immagino Johnny, tuo papà, cioè, sta camorria, Anche per vicino al microfono. Voglio fare un'altra, cioè l'altro giorno con il mio cugino dovevo andare a buttare la spazzatura Sì. con lo scooter
paese, non trovavamo un contenitore della spazzatura. Sì. Siamo arrivati fino a casa mia. Sì. E per fortuna là davanti c'era. Era l'unico bidone della spazzatura che forse c'era in tutta Canicattì. E tu in quale zona abiti, scusa? Dove c'è Papino, là vicino. In zona Papino. Quindi là è iniziata la differenziata. Però, ma dovrebbero passare, dovrebbe passare qualcuno. Sì, adesso invece è arrivata la lettera. Questa lettera dice che noi dobbiamo lasciare questa differenziata. Metti vicino il microfono. Nei sacchetti, nelle cose. E dobbiamo lasciare davanti al portone di casa. Sì. E poi la vengono ritirata. Se la prendono loro, tecnicamente. Dovrebbe... In ogni... Giusto, sì, questa è una cosa giusta, però... Bisogna avere gli strumenti, ecco. Tu vuoi dire, no? Anche perché adesso, già che siamo impegnati per i fatti nostri, dobbiamo pure pensare a fare questa differenziata un po'. Ma anche perché, vedete, il problema della differenziata, un problema, adesso proviamo a sentire cosa ne pensa Giovanni, il problema della differenziata è un problema serio. Noi sappiamo, lo sanno tutti, che chi vuole, ormai da parecchio, la differenziata la può fare andando alla Dedalo, che qua dietro sì, delle che è la società del vivaio, che gestisce Vivai Garden, salutiamo gli amici Dino Diana, Totò Mantio, Carmelo Bellavia, da quelle parti là si può fare la differenziata. Però dico, benedetto Dio, prima che iniziamo a fare la differenziata, giustamente come dice Gabriele, mandiamo sta lettera, ma spieghiamo come dobbiamo muoverci, perché se iniziamo a fare la differenziata e poi non spieghiamo alla gente insomma, esatto, come farla. Quindi io batto sempre su un discorso informazione, sensibilizzazione. Giusto. Vedete il concetto dei ragazzi della scuola? Il concetto dei ragazzi della scuola è importante perché gli argomenti che affrontiamo qua, già qua siamo tre generazioni, potrei essere io nonno, figlio e nipote, grosso modo, se ci mettessimo un po' di impegno. Lo è. Vediamo il problema da diversi angolazioni, ed è importante perché, ragazzi, io non voglio fare praticamente l'adulatore o comizi, non è mio, diciamo, costume fare il politico, non è cosa per me. Però quando bisogna attenzionare un problema, dobbiamo partire dalle scuole, perché è da lì che insomma va fatta la sensibilizzazione. Dico, è inutile che, certo, poi dico, sti ragazzi intanto sono più pronti di noi, sono molto più portati all'informatica, e quindi diciamo partiamo da là. Giovanni, tu invece la differenziata dalle tue parti, tu in quale zona abiti? Io abito nella zona di via Carlo Alberto, quindi la differenziata già c'è da un po' di tempo. E come funziona la differenziata? La mattina vengono a ritirare con i cassonetti, con il furgone vengono a ritirare i sacchetti, però i sacchetti vengono lasciati per strada, e quindi anche nella zona di via Carlo Alberto ci sono tanti cani, e questo è anche un altro problema, perché i cani rimangono lì e poi molte volte rompono la spazzatura e succede un casino. E che succede? Poi sta spazzatura tutta buttata. Questa spazzatura si rimane lì, non passa più nessuno a prendere quella, passano a prendere soltanto i sacchetti e non prendono quelle che sparpaglia da terra, e quindi molte volte nelle strade non c'è tanta polizia. Certo. Ma ditemi, io non lo so, ragazzi, quindi davvero lo sto chiedendo perché non lo so, non so se voi lo sapete, ma come funziona? C'è un sacchetto di un colore diverso per... Sì. E quali sono? Voi li sapete? Lo possiamo dire oppure non ve li ricordate? Allora... Sì, mi sembra che sono giallo, nero e verde. Giallo, nero e verde, quindi parliamo plastica, vetro e carta. E poi invece l'indifferenziata, l'umido lo buttate nella pattumiera o lo... L'umido? Sì, l'umido. Vai, al microfono, l'umido? Io so che l'indifferenziata e l'umido vanno insieme, perché non possono essere riciclati, e quindi questi dovrebbero essere buttati nei cassonetti. Nel caso che non ci sono. Non ci sono, esatto. Quindi... Allora, immaginate... Abbiamo il quadro della situazione. Avete il quadro della situazione, ragazzi. Allora, sindaco, io questa cosa penso che tu lo saprai. Allora, l'indifferenziata, abbiamo praticamente... La differenziata funziona così. Oltre ponte ci sono i ragazzi, ci sono i sacchetti, quindi tre sacchetti per la differenziata, per l'indifferenziata c'è un sacchetto a parte che va buttato nella pattumiera. Pattumiera in dove? Zona oltre ponte. A me sai cosa sembra? Dove? A me sembra la storia quella del che ho raccontato l'altro giorno. Cioè, ragazzi, meglio non parlarne. Cannabis, sai? Cioè, sì. Allora, ragazzi, vi faccio sentire un pezzo. Io adoro questa musica. Io questa musica l'adoro.
Certo, ci potevo partire. Antonello Venditti. Cento città. È straordinario questo pezzo. In uno dei concerti che ho fatto, ho visto, non ho fatto, di Venditti. Ah, ok. C'era Venditti che praticamente buongiorno, buona giornata, usciva fuori con questo cappello bianco quando cantava questo pezzo. Faceva un po' più o meno così. Faceva così. E questo è il titolo. E questa strada tutto ma non è che io sono una... curioso per esempio di sapere, sì? Perdona, prego, 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 no, 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 prego, Riccardo, di sapere voi quante ne avete prima di tutto? 13. Che musica ascoltate? Per esempio, la musica di adesso? Ciao con loro Luigi, ciao. Ah sì, non musica so. Popolare. E cioè, dammi un titolo, dammi un titolo che lo facciamo partire. Non mi dire Despacito, no, vero, queste cose no. Se sì, ti piace, vicino sempre, sempre vediamo. Musica moderna, però c'è anche Vasco Rossi. Vasco Rossi, ma questo grazie a mamma e papà, immagino. Zucchero, mettiamo un pezzo di zucchero. Zucchero? Bene, bene, bene. Uno qualsiasi. Diamante, sì, diamante. Quale? Zucchero, ti dicono pure i titoli, ti dicono pure i titoli. Ragazzi, ma che ci stiamo a fare qua, ragazzi? Da lunedì non ci siamo voi più. Due. Cioè, suonare il piano, uno deve suonare il piano. Se dovete suonare il piano? Vabbè, ma si trova. La chitarra. Ciao, buongiorno ragazzi. La chitarra, perfetto. Ciao Puffetto, dove sei stato? Che simpatico questo Puffetto. Allora ragazzi, che stavamo dicendo? Che volevamo sentire 13 buone ragioni di zucchero. 13 buone ragioni, eccolo. Sentiamolo in sottofondo. Ma questo è nuovo? Facciamo partire. Arriva, arriva. Dai, introduzione abbastanza veloce, almeno. Hai visto, ci volevano due bambini per farci scegliere un pezzo con introduzione veloce. Zucchero. Allora ragazzi, abbiamo parlato di problemi, però non è che possiamo parlare di problemi, non è che certo. Vi abbiamo fatto venire qua per parlare di problemi. Certo, la prima ora ve la siete... Come? Di pregio. Insomma, dico, la prima ora per la siete cantata. La siete scansata. Cosa avevate la prima ora stamattina? La professoressa italiana. La professoressa italiana. E quindi... Allora per questo i professori sono bravi. Filippona. Allora. Io non parlerei di ragazze fidanzate, io questo argomento lo bypasserei. E quindi se non parliamo di scuola, ragazzi, non parliamo di fidanzate, cosa rimane? Parliamo di hobby, no? Cosa fate voi? Qual è il vostro hobby preferito? Calcio? Cosa dico, Giovanni? Ma nel mio tempo libero io frequento la piscina. Sì. E poi le domeniche quando posso ho la moto e quindi giro anche con la moto. Com'è la moto? È la moto cross, quelle senza targa che si va nelle campagne a girare. Non dire sì, non dire sì che è trabocchetto. No, no, vabbè, così non si può circolare in paese, ma certo. Ma vai piano la moto, devi stare. Sì, che vai piano. Sì. Francesco, va piano, Francesco. Chi è dei due un po' più rigido? Francesco o Liliana? Cioè tuo papà o no? Mio papà è molto rigido. Sì, si fa valere? Sì, sì. Vabbè, ma tu lo fai arrabbiare, no? Poche volte. Tu hai un altro fratello? No, una sorella. Più grande? Sì. Che di quanti anni? 19 anni. Quindi il discolo della situazione sei tu, no? Sì, sì. Quindi Francesco quando... Sì, tra l'altro mia sorella è molto calma e quindi... Vabbè, questa è la differenza. È così ragazzi, ve lo assicuro, questa si chiama sindrome del secondo figlio. Io anch'io sono un secondo figlio. voi dovete sapere che i miei, dopo il trauma del secondo figlio, hanno deciso di non fare più figli. Io, dopo il trauma di mio figlio, ho deciso di non fare più figli. Tu sei pure il secondo figlio perché hai una sorella più grande. Si chiama Martina, di 19 anni. Martina, ma siete proprio uguali, siete sullo stesso livello. Anche perché la nostra sorella andavano insieme. Tra l'altro. Bene,
e tu c'è Johnny, che io riconosco i genitori, ragazzi, giuro non sapevo che dovevano venire. Johnny e Monica, sì. Papà e mamma, ok. Johnny è ormai diventato vecchio, tuo padre, sì. Senza capelli, sì. Ma eravamo compagni. Allora, oggi che arriva a pranzo, ti saluto. Gli dici, mi racconti la storia di te e Domenico, lo dico, tu ti dici solo questo, lui sa quello che deve raccontare. A tuo rischio e pericolo. niente di che. E tu invece, come hobby? Cosa fai? Io faccio calcio. Sì. Lo pratico da 8 anni, diciamo. Sì. Faccio... professionista, quindi. Faccio il portiere e lo pratico nella scuola calcio di Paolo Moncado, Renato Traino. Salutiamo Paolo. Certo. E quindi... sabato, domenica 23, che sarà anche il mio compleanno, giocheremo le semifinali delle provinciali dei giovani. E dove? Non ti faccio i auguri perché porta sfiga. A Porto Empedocle. A Porto Empedocle. Quindi se potete, dove? A Porto Empedocle, sì, non so dove, penso nel campo. Lo facciamo sapere allora. Vai con un pezzo e poi un brano. Parliamo di scuola. Vediamo all'interno della vostra scuola se avete qualche suggerimento da darci, da dare, insomma, qualcosa che vi piacerebbe che diciamo si facesse a scuola, qualche progetto, qualche cosa. Riccardo, c'hai il taccuino? Perché poi abbiamo due o tre minuti. Vai Riccardo, vediamo che succede sul web ai nostri amici. Si studò. No. Stamattina ho trovato un bigliettino sulla tastiera. No, purtroppo è un uomo, tra l'altro di un bestione. Se fosse stato una lo voglio ringraziare. Ringrazio, c'è scritto: buongiornissimo Riccardone il Bello. Se capisci chi sono, scrivimi su Facebook e vinci una birretta. Grazie Giovanni Moratore, l'ho capito subito. Hai capito? Solo lui mi chiama Riccardone il Bello, per questo. Se poi domani c'è una ragazzina che devo scrivere qualcosa. Esatto, poi è un altro discorso. Giovanni non lo accantoniamo. Non sarebbe male, non sarebbe male. Giovanni, insomma, c'è sempre tempo per Giovanni. Allora, ragazzi, parliamo di scuola, ultima battuta, 3 minuti, insomma, più o meno, poi andiamo in sigla. Se vi dessero l'opportunità di dare un suggerimento all'interno della vostra scuola, della qualsiasi cosa, cosa vi piacerebbe aggiungere, cambiare, trasformare, anche così, in maniera, diciamo, leggera, senza far, diciamo, contestazioni. Giovanni. Intanto vorrei dire che la scuola Giovanni Verga, che è quella che io frequento, a me è una scuola che piace molto. Non solo perché è molto attrezzata, ma anche perché ha dei professori che aiutano gli alunni nello studio e anche fuori dagli ambiti scolastici. Nella mia scuola ci sono tante aule, come informatica, l'aula d'arte, l'aula scientifica, che secondo me potrebbero essere utilizzati molto meglio rispetto a come si utilizzano ora. Noi abbiamo la fortuna della professoressa Parisi, che alcune volte ci ha portato nell'aula scientifica, però secondo me sarebbe meglio che ogni argomento che studiamo lo potremmo andare a sperimentare nell'aula scientifica, o anche d'arte. Per esempio, se studiamo della storia d'arte, qualche
pittore, potremmo andare anche a rappresentarlo lì nell'aula scientifica invece che rimanere in classe e fare il solito disegno. Quindi praticamente, se ho ben capito, a te piacerebbe che alla teoria si affiancasse più la pratica, sì, visto che ci sono. Preside, ne vuoi prendere atto? Intanto hanno fatto un bellissimo complimento alla scuola, quindi grande preside, grande ausilia, grande vicepreside, personale, certo, tutti gli insegnanti, professori, insegnanti, eccetera, eccetera. Però se nei limiti del possibile, oltre al discorso della teoria, riusciste ad inserire un po' più di pratica, non... ma pratica perché puoi andare a perdere tempo? No. Sicuro? No. Alza la destra, giuro, sicuro? Giuro. Gabriele, tu invece? No, io non ho niente da aggiungere sulla scuola perché è veramente eccezionale, ottima scuola. Però solo magari la palestra, perché noi l'abbiamo utilizzata solo un anno, in prima media diciamo mezzo anno, non proprio tutto, perché la dovevano ristrutturare. Adesso hanno detto che i lavori dovrebbero finire a fine, diciamo, aprile, penso, maggio, inizio maggio. E questi sono distratti. Roberto, c'è qualcuno che distrae. Scusa, Roberto, lo vuoi dire? Se hai il coraggio, vieni qua. Allora che t'ammucci. Cioè, quel ragazzo che è entrato con te, se vuol venire qua a parlare, o un minuto, non lo posso nominare, perché non so se... No.